chiedi un percorso verso l'Unico Partito Comunista in Italia, che è una cosa complicata naturalmente, però ci stiamo mettendo tanta buona volontà, ecco, mettiamolo così. Abbiamo iniziato con degli incontri che riguardavano soprattutto il nostro presentarci, insomma, e adesso stiamo invece tentando di fare un'altra cosa, cioè quello di misurare la nostra vicinanza, insomma, il modo di intendere le cose sui contenuti, su dei contenuti che possono anche essere non facili, sempre. Oggi facciamo questa cosa sulla vicenda avvicinante, non, ne sono successe tante nel mondo di cose avvicinanti, quindi non è questo, ma avvicinante se non altro per come l'informazione l'ha data e continua a darla, cioè non è, quantomeno i media occidentali fanno così, cioè con una bugia voluta per alcuni versi, neanche solo con una semplice strumentalizzazione. Noi siamo a un anno ormai, un anno e qualcosa se non sbaglio, no? Da quella che viene interpretata come una sorta di rivoluzione arancione, di rivoluzione, vuol dire, non è che le altre rivoluzioni, se pensiamo all'Africa o altro, fossero molto diverse, ma insomma il mondo sono riuscito a imbrogliarlo parecchio. Noi abbiamo tentato con lo strumento di informazione prezioso che abbiamo, che si chiama Max 21, che un nostro compagno Dario Mauro Gemma segue con grande passione, con grande partecipazione. Abbiamo tentato fin dall'inizio di dare delle informazioni diverse, perché una serie di occasioni ci dava la possibilità di avere anche informazioni diverse, di sapere un po' meglio come stavano andando le cose in quel sciaguratamente, insomma, e crudelmente anche, in quel posto che si chiama Ucraina. Ecco, io mi aspetto oggi da voi, spero, sono sicura, anzi, visti che sono i nostri interlocutori, ma a parte quelli ufficiali, naturalmente tutti quelli che sono, vogliono intervenire sono per noi benvenuti, sia chiaro, insomma, e siamo molto contenti di questa cosa. Io vorrei dare subito la parola alle persone che sono intervenute. Il primo qui scritto, io andrei secondo locandina, insomma, è il compagno Alessandro Leoni del Partito della Rifondazione Comunista della Toscana, a cui prego subito di prendere la parola, e quello è il microfono che puoi usare. Grazie. Sì, io. Si sente? Benissimo. Io vorrei essere breve e rassicurare, normalmente quando uno inizia a dire breve poi dopo va sparato per bloccarlo, ma non penso che sarà questa, diciamo, la necessità nel mio caso. Inserirmi proprio in quello che diceva la compagna Palermi, e cioè che evidentemente questo tipo di iniziative non è solo per dare informazioni, perché molto probabilmente il pubblico, almeno fino ad oggi, che partecipa, sia i relatori, sia, diciamo, quelli che vengano, i relatori ufficiali, sia quelli che partecipano al dibattito, normalmente sono persone che, pur nella difficoltà che oggi c'è ad avere informazioni, diciamo, non totalmente strumentali, su questo voglio anche fare un appendice. Io ho mia moglie francese, per cui ho la televisione francese, e posso dire che obiettivamente ormai c'è una omogeneità di temi e di modi di affrontare le questioni che riguarda, diciamo, in generale i paesi dell'Occidente, della NATO. È come se ci fosse veramente ormai non solo un comando unificato militare della NATO, ma anche, forse soprattutto, un centro di direzione ideologica propagandistica, perché sostanzialmente, diciamo, anche i telegiornali francesi, che magari sulle questioni internazionali erano più autonomi di quelli italiani, oggi sostanzialmente invece, diciamo, sono molto omogenei con quella dell'informazione italica.
Vabbè, chiusa l'appendice, diciamo, sulla qualità dell'informazione e sulla sua omogeneità dell'Alleanza Atlantica, tornando invece al tema che mi interessa, era quello appunto di cogliere che questo tipo di iniziative, più che dare un contributo di informazione e di formazione, diciamo, reciproca, è a quella sostanzialmente di sottolineare il perché, il per come oggi una parte di compagni ritiene che sia non solo necessaria, perché questo, diciamo, era abbastanza scontato almeno per me da 40 anni che lavoro per fare un partito comunista, diciamo, adeguato alle necessità della lotta di classe contemporanea, ma che oggi, diciamo, questa necessità può in qualche maniera anche tradursi in una possibilità. Perché io credo che questo sia l'elemento, diciamo, importante e fondamentale. La crisi ucraina viene giustamente messa in relazione un po' con quelle che sono state i movimenti popolari, perché su questo credo non si possa non riconoscerlo, che si sono sviluppati dopo sostanzialmente e in conseguenza direi anche alla crisi dei paesi del socialismo reale. Possiamo ricordare la Polonia, diciamo, uno dei primi movimenti di massa che hanno poi, la Polonia negli anni 80 addirittura, che poi hanno portato non solo alla crisi del regime allora, diciamo, esistente, ma sostanzialmente hanno portato poi una direzione di destra, di estrema destra, perché la Polonia, diciamo, dopo la caduta del regime non è che c'è stato, diciamo, uno sviluppo della democrazia o della libertà anche nelle sue espressioni più tradizionali di marca occidentale. Si è, diciamo, instaurato un regime sostanzialmente del tutto subalterno a quelli che sono gli interessi del capitale transnazionale. Basterebbe ricordare poi la Jugoslavia e quello che è accaduto, diciamo, a Milosevic, cioè Svoboda, leader eletto fra le altre, perché non era nemmeno più il prodotto, diciamo, della Jugoslavia socialista, ma c'era già stato un mutamento di regime istituzionale. E però, voglio dire, movimento di massa pilotato portò poi, oltre alla guerra, all'aggressione diretta, diciamo, della NATO sviluppò contro la Jugoslavia, la caduta di quel regime. E direi che anche la vicenda ucraina si inserisce in questo tipo, diciamo, di fase storica, anche se il riferimento invece alle primavere arabe lo vedo più complesso, più autonomo, del resto che nel senso che i regimi che sono stati messi in discussione in Tunisia, in Egitto, erano, e poi anche in altri paesi dove invece non a caso quel movimento è stato poi bloccato e represso, tipo il Bahrain, no? Io lì obiettivamente i regimi che venivano messi in discussione non erano certamente regimi, diciamo, che meritavano, non dico la difesa, ma nemmeno un approccio particolarmente complesso, nel senso che Mubarak era obiettivamente, al di là dell'autoritarismo, un uomo con espressione politica di una sostanziale, diciamo, alleanza con l'imperialismo, per non parlare di Ben Ali, il leader della Tunisia, che addirittura era stato portato al potere dai servizi italiani dell'epoca di Bettino Craxi, per cui credo, diciamo, non ci sia bisogno di fare ulteriori analisi profonde sulla natura politica di questi regimi. Lì evidentemente poi si sono espresse dinamiche, in parte però devo dire anche rientrate, se si pensa che oggi la Tunisia, no, ha diciamo, un tipo di regime tutto sommato che segna un punto di evoluzione positiva rispetto non solo a Ben Ali ma anche ai pericoli che il cosiddetto Islam politico avrebbe, diciamo, potuto introdurre in quella società. E anche sull'Islam politico credo i comunisti dovrebbero sviluppare un'autonoma analisi, perché per Islam politico oggi, almeno
attualmente si dà normalmente da sinistra un giudizio negativo, dimenticandosi per esempio che anche Hezbollah è una espressione dell'Islam politico, anzi se uno conosce diciamo la radice etimologica del termine Hezbollah, Dio significa organizzazione di Dio, più voglio dire religiosa islamica di quella è difficile immaginarlo, però sicuramente Hezbollah non è oggi una forza reazionaria o una forza, voglio dire, filo imperialista, anzi è uno dei soggetti diciamo più importanti che nel Vicino Oriente ha impedito per esempio all'Islam invece reazionario strumentalizzato dagli americani di rovesciare il regime di Bashar al-Assad in Siria, dunque voglio dire, e oltre ad avere anche un ruolo positivo nello stessa vicenda più propriamente libanese. Oppure la stessa Repubblica Islamica dell'Iran, che obiettivamente anche lì evidentemente è Islam politico, e però io non credo che l'Iran oggi stia giocando un ruolo sia all'interno sia a livello internazionale che nella regione del vicino e Medio Oriente, è un ruolo negativo dal punto di vista della sinistra. In Ucraina noi abbiamo assistito a un qualcosa diciamo di specifico, che pur rientrando in questa fase diciamo di sommovimenti internazionali ha visto un governo eletto, anche quello, nelle forme diciamo omogenee a quello con cui vengono fatte le elezioni in Europa, dove aveva vinto un personaggio, Yushchenko, con il 52% dei voti. Sicuramente non era un progressista, sicuramente voglio dire non era diciamo una espressione di sinistra, il cosiddetto partito delle regioni che aveva espresso questo leader, ma che altrettanto sicuramente, anche sulla base molto probabilmente di una pura capacità razionale, per mantenere la propria posizione diciamo di direzione politica in Ucraina, aveva tenuto conto dei rapporti di forza concreti, cioè gli Stati Uniti d'America sono sì sicuramente la potenza maggiore, però l'Ucraina confina con la Russia, confina con la California, per cui diciamo un ragionamento anche opportunistico, se vogliamo, spingeva questo personaggio, in qualche maniera anche di espressione di quella che è definita non casualmente l'oligarchia, cioè diciamo chi ha approfittato poi economicamente della caduta del regime socialista, però diciamo era in grado di valutare che è uno schieramento dell'Ucraina troppo filo americano avrebbe evidentemente creato contraddizioni interne e internazionali su cui evidentemente la Russia diciamo non poteva restare estranea. Tra le altre, un personaggio, anche questo sicuramente non di sinistra, un Sergio Romano, alla televisione italiana è stato uno dei pochi che ha espresso un ragionamento razionale. Quando ha detto, ma scusate, c'è molto probabilmente qualcuno si ricorderà della crisi dei Caraibi dei primi anni 60, quando i russi diciamo misero i missili a Cuba, e voi pensate che la NATO mette i missili a qualche centinaio di chilometri da Mosca e la Russia non reagisca. Voglio dire, Sergio Romano, cioè una persona collocata ideologicamente, politicamente, ben, in termini ben precisi, diciamo a destra, non certo a sinistra, però una persona che molto probabilmente non è un ricattato o un comprato dal Dipartimento di Stato americano, come invece l'ex presidente non degli Stati Uniti, ma dell'Italia, Giorgio Napolitano, con rispetto parlato. E io credo che però diciamo gli Stati Uniti hanno in questa fase una politica estera che è stata criticata da un altro personaggio, questo americano, sicuramente anche lui diciamo con nessun rapporto con la sinistra, Henry Kissinger, che ha detto che in realtà gli Stati Uniti d'America non hanno una strategia compiuta, scientificamente diciamo compiuta. E detto da Kissinger, non è certo diciamo un personaggio che non se ne è
intenda, diciamo, di livelli e di capacità operativa strategica, e credo che gli Stati Uniti d'America infatti oggi sono in una difficoltà evidente, non solo strutturale dal punto di vista economico finanziario, ma anche proprio della loro capacità operativa sul piano internazionale, e questo lo vediamo in maniera eclatante nel vicino Oriente, ma direi anche nella crisi ucraina, che ha tra le altre determinato un elemento a mio giudizio molto importante, che forse sfugge nell'analisi più profonda alla sinistra non sinistrata italiana e anche ai compagni comunisti, i quali ormai hanno, diciamo, pagano il prezzo di una crisi culturale, di autonomia ideologica e di capacità di analisi scientifica che non è nata certo negli ultimi anni, ma che ha radici di alcuni decenni, cioè di una notevole difficoltà da parte, ripeto, della sinistra, e parlo della sinistra, non quella, diciamo, apertamente subalterna all'ideologia capitalista occidentale, ma anche da parte di quei nuclei ristretti che non si sono, diciamo, arresi o non sono stati conquistati dalla egemonia culturale ideologica dell'avversario, a cogliere tutte le implicazioni, diciamo, che l'attuale situazione internazionale ci pone, che sono implicazioni fondamentali per i comunisti, perché evidentemente diciamo, la lotta al predominio imperialista, al predominio capitalista, si basa su un elemento fondamentale, sulla capacità dei comunisti di individuare le contraddizioni nel campo avverso, perché senza di quello i rapporti di forza sono tali che ci condannerebbero, diciamo, a fare i critici della realtà, ma non certo a fare i protagonisti di un cambiamento radicale dei rapporti di forza e di potere nel proprio paese a livello internazionale. E dunque io credo appunto che la crisi ucraina, con quello che ha costituito da una parte diciamo l'emergere di una destra apertamente ideologicamente filonazista, cioè in continuità con la storia del collaborazionismo ucraino, prima addirittura nel 1918 con la Germania Guglielmina durante la prima guerra mondiale, dopo la pace di Brest-Litovsk i tedeschi ottennero appunto l'occupazione praticamente di tutta l'Ucraina e organizzarono un governo fantoccio, diciamo, con alcuni personaggi, figure e altri, che erano, diciamo, poi sostanzialmente vassalli, diciamo, della Germania, anche se poi i contrasti nacquero ugualmente con questi personaggi, o il nazionalismo detto ucraino. Ma direi che oggi addirittura molti esponenti di governo ucraino non fanno riferimento solo a questo nazionalismo ibrido del 1918, ma addirittura ai collaborazionisti con gli invasori nazisti del 1941, della Seconda Guerra Mondiale. Questo dà l'idea, diciamo, della maturità e della qualità politica di ciò che è emerso, ma soprattutto dall'idea anche del livello operativo della NATO e dell'Occidente, che fino a qualche anno, a qualche decennio fa, almeno sul piano, diciamo, della polemica nei confronti dei nazisti, aveva mantenuto, diciamo, una posizione esplicita. Oggi invece, da una parte, diciamo, si fa propaganda, non ricordo, della Shoah, evidentemente parlando della tragedia ebraica per coprire la tragedia palestinese, cioè strumentalmente viene, diciamo, mantenuto e sviluppato questo tipo di ragionamento, dall'altra, in contemporanea, no, si appoggia movimenti e governi influenzati da nazisti dichiarati, non, diciamo, da nazisti mascherati. Ma insieme a questo tipo di fenomeno estremamente negativo
Abbiamo però anche, come normalmente dovrebbe accadere nella dialettica storica, abbiamo anche l'emergere però di un movimento progressista, di un movimento non solo di difesa, diciamo, di se stessi, cioè di cosiddetti russofoni, no? Che evidentemente in Ucraina ultimamente hanno prima, diciamo, proibito l'insegnamento e l'uso del russo, che la dice lunga. Ora stanno anche studiando una legge per mettere non solo fuori legge il partito comunista e le organizzazioni comuniste, adesso l'hanno già fatto, ma addirittura il comunismo come teoria. Pensate, l'Italia fascista aveva una legge che proibiva l'attività comunista, ma se tu eri comunista privatamente, formalmente, legalmente, il fascismo non aveva, diciamo, lo strumento giuridico per arrestarti, per diciamo, perseguirti. È evidente una, diciamo, differenza molto teorica, molto astratta, però è significativa. Cioè, l'Italia fascista, tutto sommato però legata ancora, diciamo, a una civiltà giuridica, del resto Rocco veniva dalla tradizione liberale, per cui, diciamo, queste cose le conosceva, in Ucraina invece vanno oltre anche a quello che era la politica, diciamo, del regime fascista italiano riguardo al comunismo. Ecco, ma dicevo, la cosa importante è che a questo emergere di elementi negativi, reazionari e aggressivi, abbiamo anche assistito a una capacità finalmente di reazione di massa, perché mentre nella Polonia, mentre voglio dire in Jugoslavia, sostanzialmente al movimento, diciamo, influenzato dalle ideologie occidentali neoliberiste, non ci fu una reazione dall'altra parte, cioè, diciamo, di una sinistra di classe, di una sinistra in ogni modo effettiva, e in Ucraina questo invece è accaduto, ed è accaduto sicuramente nel Donbass, cioè nella regione dove diciamo, la popolazione di matrice culturale russa è più forte, ma dove anche c'è un elemento di classe, cioè è la regione più industriale dell'Ucraina, e dunque, voglio dire, tutto sommato, anche l'elemento oggettivo della collocazione di classe della popolazione, minatori, operai dell'industria siderurgica, evidentemente ha avuto una sua influenza positiva. Ecco, io mi fermo qui per rispettare, diciamo, anche quanto ho detto all'inizio, che non sarei stato troppo diffuso, sottolineando anche un aspetto ulteriore positivo, e cioè la constatazione della qualità politica con la quale la direzione attuale della Russia post-sovietica, perché voglio dire, è che dobbiamo passare da una frustrazione a un'esaltazione. Putin non è comunista, almeno nel senso, diciamo, che noi giustamente diamo al termine, però al di là del fatto di aver arrestato il declino, diciamo, della Russia, e perciò di aver mantenuto un contrappeso sempre più evidente e insieme alla Cina, diciamo, all'imperialismo, ha anche una capacità, diciamo, di gestione estremamente importante, perché non dimentichiamo che da una parte è riuscito a sostenere la resistenza armata del Donbass e indirettamente della resistenza ucraina, e è stato un sostegno che sul piano militare non è stato certamente marginale, perché gli ucraini hanno prese quante ne hanno volute, che Dio, non è un fatto secondario anche sul piano politico. Ma teniamo anche conto che quel conflitto in Ucraina è estremamente pericoloso, non perché io almeno non credo gli Stati Uniti d'America vogliono la guerra, cioè lo scontro militare con la Russia, perché voglio dire, credo nemmeno Hitler oggi potrebbe ipotizzare uno scontro militare diretto con una potenza nucleare, perché vuol dire, diciamo, che dopo chi vince la guerra sono marziani, insomma, ecco, Dio, se, ma non certo qualche uno che abita il pianeta Terra. Però non c'è dubbio che è un gioco estremamente pericoloso,
E il fatto che Putin, invece, diciamo, il governo russo, la direzione russa, sia riuscita a gestire la cosa creando obiettivamente anche una contraddizione nel campo occidentale, poco evidente ma reale, il viaggio della Merkel e di Hollande, diciamo, la dice lunga più che quello di Renzi, diciamo, che fa il turista all'est, è un elemento sicuramente da non sottovalutare, che significa anche che i comunisti devono approfondire, a mio giudizio, l'analisi sulla realtà della Russia di oggi, su cosa significa essere comunisti oggi a livello internazionale e nazionale, e soprattutto, ecco, anche avere un elemento positivo dal punto di vista che i giochi a livello internazionale possano sembrare, diciamo, in gran parte compiuti, ma che in realtà non lo sono, e questo oggettivamente crea un terreno, crea uno spazio di intervento e di ripresa del movimento comunista in Italia e in Europa.